Non è facile affrontare un tema complesso come quello che avete toccato oggi, nel quale rientrano percorsi talvolta molto diversi, cioè da quelli che sono i percorsi della gnosi, cioè del conoscere, ai percorsi della formazione, ai percorsi dell'insegnamento. Sono tanti meccanismi complessi che si sommano, si integrano, ma che richiedono una trattazione infinita. Quindi tentare un intervento così di chiusura non è mica un compito facilissimo, adesso ci proveremo. Io vorrei cominciare con un dato banalissimo che mi ha sempre colpito molto ed è, credo, il motivo per il quale un museo tattile è nato qui e non a Amburgo. In fondo poteva nascere anche a Amburgo, no? O in Bretagna. Perché è nato qui? Perché gli italiani posseggono una intelligenza particolare. Ora, che cos'è l'intelligenza? Non è una roba facile da definire neanche quella, cioè i romani non ce l'avevano, neanche i greci non erano intelligenti perché non avevano la parola per definirlo, i romani antichi, i latini non erano intelligenti, non avevano la parola, cioè l'intelligenza è una roba che nasce nel Medioevo quando nasce la parola, perché le cose prima di avere una parola non possono esistere. Quindi l'intelligenza è la capacità di leggere, dell'interleggere. È quella cosa che facevano i commentatori dei testi nell'ambito dei dibattiti della scolastica prima, poi della nascita delle prime università, quando fra una riga e l'altra si leggeva il significato e finiva l'intelligenza con quella cosa che appare molto carina nei testi, nei manoscritti antichi, che sono le glosse, a tal punto che poi le glosse diventano il commento vero e proprio, cioè alcuni testi medievali molto belli li troverete scritti dai due lati con in mezzo un cuoricino che è la glossa principale. Poi ognuno dei lettori o degli utenti di questo libro fa le piccole glossine laterali e alla fine, per leggere il testo, voi avete già davanti a voi il testo di un computer di oggi. Cioè il computer nella sua concezione è nato nel Medioevo, perché DOS si schiaccia a quel punto con il mouse, ma prima a quel punto apriva delle fantasie ulteriori. Allora, i puntini laterali, il commento centrale, servivano a trasformare il testo già in un ipertesto allora, e il leggere fra le righe è la chiave dell'intelligenza. L'intelligenza è una roba moderna. Cioè potremmo dire che la modernità nasce, che non si sa mai quando è nata questa modernità, potrebbe nascere quando hanno cominciato nella scolastica a inserire all'interno dei testi le glosse e quelli che si chiamano i culi di lampada in Francia, perché sono molto, che si chiamano quidlop, sono quei piccoli disegnini laterali che indicano, talvolta anche per girare velocemente il testo c'è un ditone rosso, dipinto in rosso, che si chiama la rubrica. Tutti questi elementi che noi abbiamo assimilato come elementi d'oggi sono quelli che articolano e formano la nostra intelligenza attuale. Questo ci porta su un tema più complicato ancora, cioè adesso vi diverte se parliamo un po' di filosofia o vi offendete? No, si può fare. E ci riporta al dibattito fondamentale, cioè cos'è la gnosi? Cos'è la gnosi? La gnosi è quella platonica per cui tutto esiste prima che noi lo si sappia, in un mondo della famosa caverna delle idee, e la nostra percezione non è che la trasformazione di un'idea preesistente in una concrezione, in una cosa concreta, a tal punto che per i tardi platonici, per Plotino, 5 secoli dopo, se una roba non è che la immagine contraffatta di un'idea preesistente, è falsa. Cioè non c'è niente di più falso per Plotino di una scultura, perché rappresenta una cosa che è la cosa di una cosa, cioè è la rappresentazione di una cosa che a sua volta è la produzione di un'idea, roba da buttare via. Cioè non è vero che la buttassero via, però non ha più il suo valore di comunicazione iniziale. Allora questo è uno dei concetti. L'altro è quello opposto, aristotelico. La gnosi avviene solo in quanto passa attraverso la percezione sensoriale. Cioè ciò che io tocco, ciò che annuso, ciò che mastico è fondamentale per la conoscenza, a tal punto che nell'evoluzione della scolastica medievale apparve addirittura un sesto senso rispetto ai 5 ufficiali, che era il sensus vagus. Il sensus vagus è quella sensazione che avete, per esempio adesso, il sensus vagus che cosa vi spiega? Davvero mi rompe coglioni.
per esempio, che non partecipa a nessun senso normale, ma sono seduto lì, non ne posso più, un po' caldo, mi verrebbe voglia di mangiare, cioè fatemi sgranchire le gambe, tutta questa roba qua, una percezione del corpo che il Medioevo chiama sensus vagus e che poi la nostra percezione in un qualche modo dimostrativo scientifica che avviene dal 500 in avanti si trova a dover cancellare perché non riesce a misurarlo, mentre i sensi normali più o meno alcuni, adesso misurare l'olfatto non è roba facile, però io ho fatto dei convegni con quei signori, chiamano nasi, che annusano profumo e smontano il profumo nelle sue 15 componenti, io ero alibito, io distingo il profumo di cioccolata da quello del tubo di scappamento più o meno, ma oltre non arrivo, loro hanno una percezione formidabile perché hanno articolato, che cosa hanno articolato? Hanno articolato il linguaggio. Per elaborare il senso è fondamentale che il senso sia scomponibile in un linguaggio. Cioè se il segno non diventa ciò che si chiama la semiotica, non fa il passo per diventare semantico, se il segno non assume un significato non serve a niente. È praticamente come ascoltare un politico che parla in televisione, no? Cioè i segni ci sono, le parole ci sono, ma la densità semantica sembra non arrivare mai a raggiungere una capacità di essere afferrata. Allora, questo, scusate la citazione inelegante su tutte le persone che si dedicano con passione alla propria sopravvivenza in Parlamento, ma comunque ci deve permettere di capire che cos'è il meccanismo della gnosi. Questo dibattito fra aristotelismo e platonismo dura da sempre ed è figlio in un qualche modo delle contraddizioni interne al pensiero dei pitagorici. Cioè per i pitagorici vi era una sorta di connessione naturale fra l'esistente e il mondo delle idee, in realtà fra l'en, cioè una visione quasi monoteista del cosmo. Esiste una cosa che è l'en, quello che è riferibile a l'en funziona e si può indagare. Allora cosa si mettono a fare? Tirano una corda, fanno un suono, fanno metà della corda e scoprono che è l'ottava, fanno tre quarti della corda, scoprono che è la terza elevata o la terza diminuita e cominciano, poi dicono la stessa cosa avviene anche con un orcio. Se riempio un orcio d'acqua a metà, pesto sull'orcio mi dà un suono, se quella metà li faccio l'altra metà, cioè faccio tre quarti, percepisco un altro suono che è l'ottava superiore. Allora esiste una regola. Questa regola è forse la medesima che esiste del cosmo. E così inventano la parola formidabile, che io amo sostituire alla parola di bellezza, che è un po' più ambigua perché è recente, lo inventano una parola formidabile che è l'armonia. Cioè l'armonia è l'equilibrio che esiste fra i numeri ed è l'equilibrio fra i numeri che viene comprovato nella realtà concreta. Questo rapporto fra realtà e idea, fra concetto dell'en e realtà oggettivamente riscontrabili, contiene già le due tendenze opposte che ci saranno in Platone e in Aristotele. Come se la storia della filosofia iniziasse con una sorta di dibattito interno, si separasse su due strade che attraversano tutta la nostra civiltà fino a ieri mattina, vanno a formare gran parte di un momento di pensiero straordinario che la moda di oggi ha dimenticato totalmente, che è la scolastica medievale, momento formidabile, cioè, però totalmente dimenticato. Non ho mai sentito una trasmissione sulla scolastica in televisione, sarebbe bello un giorno, Corsi di scolastica in televisione con la lezione, la confutatio come all'epoca di San Tommaso dell'università in giro per il mondo. Non verrà, non preoccupatevi, questo male ci verrà evitato. Però sarebbe molto affascinante in un qualche modo. Ma ci porta fino ad evolvere, perché guardate che l'essere umano, contrariamente a quello che noi pensiamo, da un punto di vista filosofico, con una certa lentezza, evolve. Cioè fra il pensiero sciamanico della grotta primordiale e il chiarimento del pensiero greco c'è questa evoluzione straordinaria che finalmente uno non deve convincere uterinamente, visceralmente, come Mosè, no? L'unico momento di rischio della vita di Mosè è quando è sceso dalle montagne con le due robe in mano, che lì o lo mangiavano o accettavano.
hanno deciso di accettarlo e ha cambiato la storia del mondo. E il greco è l'opposto, il greco non ha mica questa forza qua, il greco è un ubriacone simpatico che mangia delle pecore pessime, beve un vino allungato di modesta qualità, diventa semiciucco ed è costretto a convincere l'altro. È in questa cattiva alimentazione del greco che sta la radice del pensiero della modernità umana, cioè nella forza di dover convincere l'altro. E in questo percorso di dover convincere l'altro si apre questo dibattito lunghissimo che parte da Pitagora, passa attraverso i due, entra nel Medioevo e arriva fino a ieri mattina. Ma l'umanità evolve, e evolve perché non siamo mica scemi. Cioè, bisogna, io ho una certa fiducia nell'essere umano, mi rimane ancora, benché abbia già compiuto 70 anni, quindi mi rimane. E arriviamo ai tempi recenti, c'è un libro che vi suggerirei di leggere, sono solo 1100 pagine alle quali capirete, non è 30 o 40, ma non è grave, cioè uno lo rilegge, che è La strada che porta verso la realtà di Roger Penrose. Roger Penrose è uno che viene fuori dal mondo dell'astrofisica, e l'astrofisica oggi è uno dei territori nei quali si sta elaborando gran parte della filosofia più innovativa, perché è come l'apertura a un mondo che non conoscevamo, sia l'astrofisica che la microfisica, cioè cominciare a dover abbandonare tutti i parametri del nostro pensiero, cioè dire, oh ragazzi, Pitagora non è più vero. Non è mica più vero, cioè esiste anche la radice quadrata del 2 negativo. Già non si capiva se potesse esistere la radice quadrata del 2 positivo, perché quella del 4 era chiara che era il 2, quella del 2 che cos'è? Era già un bel pasticcio per i pitagorici, ma immaginare del numero negativo una catastrofe. Oggi fondiamo delle matematiche su quegli elementi lì. E troviamo che esiste un riscontro fra quelle matematiche e il mondo, per esempio, il mondo subatomico, altrimenti non lo capiremmo. Esiste una realtà che non è la realtà che noi percepiamo, è fantastico, stiamo entrando in un'altra dimensione. E su questo libro di Penrose è straordinario perché lui sostiene che la conoscenza dei numeri mette d'accordo finalmente Platone con Aristotele. Dice, la conoscenza del mondo dei numeri è tale che all'interno del mondo dei numeri noi possiamo operare e inventare una realtà che prima non c'era. Allora, roba mica da poco. E lo dice partendo da questa roba strana che sono i fratelli di Mandelbrot. Mandelbrot è un matematico della prima metà del XX secolo, anche un uomo abbastanza con una vita molto sofferta. E Mandelbrot fa inventa un'equazione che si chiama sequenziale, cioè vediamo come io Giuseppe Rodolfo, e quando finisce? Mai. All'infinito io Giuseppe Rodolfo. Adesso per spiegare che non parlavi di numeri, che dopo mi picchiate, perché poi nessuno pensa che il Daverio si occupi di queste stramberie, mi pensano faccia lo storico dell'arte, ma io lo faccio apposta perché i miei concorrenti in questo argomento non sanno niente, allora li faccio soffrire, no? Allora, i fratelli Mandelbrot sembravano quello che si dice all'osteria una pura pippa, invece i fratelli Mandelbrot inseriti nel sistema del computer di oggi possono formare un'immagine stabile, che è l'immagine del fratello, ma che bravi, no. Allora siamo sulla stessa linea. Cosa vuol dire? Che nel periodo storico che noi stiamo vivendo stiamo compiendo un incredibile salto del pensiero che va a superare la dialettica storica Aristotele-Platone. Siamo ritornati a una fase originaria, Pitagora è lì che sorride, dice li ho fregati, sono tornato dopo 27 secoli ad essere protagonista. Questa è una piccola introduzione per parlare poi della gnosi, del conoscere, del sapere, dei sensi, ma che ci riporta alla volontà di dover guardare i sensi come un elemento vero, l'elemento dei materiali. E torno alla storia banale del motivo per il quale il museo è nato qua. Perché quest'area italiana, un po' come quella veneta, un po' come quella lombarda, un po' come le aree intorno a Napoli, non sono tutte in Italia,
ha una caratteristica molto particolare. Vi devo raccontare una storia curiosa. Tantissimi anni fa, io ero amico di uno dei più potenti architetti cinesi. Quelli sono potenti sul serio, cioè quello lì ha cacciato 500.000 persone dal porto di Shanghai e ha rifatto tutta l'area portuale in 2 anni. No, è una roba che, sì, solo in Cina, da noi ci sarebbe, dall'Italia nostra al WWF, compresa la protezione dell'infanzia, a opporsi. Quindi lì lo possono fare perché sono fatti così. Mi portò un giorno nel suo studio, che era una sorta di replica ampliata dello studio del dottor No di James Bond, in mezzo a un bosco di bambù enorme. E aveva delle sale riunioni, non so cosa ci facessero, perché era di notte, non c'era nessuno. E girando in quella sala di riunione, io, come fanno tutti i brianzoli, toccai le poltrone immobili. E ebbi una reazione tremenda. Erano schifosamente ruvidi, erano intollerabilmente ruvidi. Nessun brianzolo, nessun marchigiano che fa scarpe, cinture o cashmere, nessun veneto figlio di Brustolon avrebbe tollerato di posare le sue dita su un oggetto del genere. Allora mi venne in mente una storia molto carina, che era un mio vecchio amico, e purtroppo non c'è più, il più grande setaiolo d'Italia, che era Ratti, quello di Como. Ratti, quando incontrava una persona in un invento, così anche in un'inaugurazione, per salutarlo non gli dava mica la mano, gli toccava la cravatta. Ciao, come stai? E gli toccava la cravatta. Allora, com'è, era un po' più difficile, ma vedete, lo faceva anche com'è con i cravattini. E io mi sono chiesto, ma è un pazzo? Poi ho capito. Lui, toccando 100 cravatte al giorno, teneva allenato il pollice in un'intelligenza che nessun altro aveva. Il suo pollice era un pollice che intelligeva, cioè aveva trasformato il tatto in un percorso aristotelico puro per inventare la sua teoria di produzione delle sete. Questo fenomeno è un po' ciò che ritroviamo qua nel museo, cioè è quello che ho rivisto in questa faccenda, dove la percezione prende tante forme e soprattutto dove la nostra idea della forma è la conseguenza della sommatoria di messaggi di comprensione che diventano forma all'interno di noi stessi. E talvolta non è necessaria neanche questa infinita quantità di informazione che chi applica tutti i sensi può recepire, perché poi non capisce. Vi vorrei dare un altro esempio curioso, invece, che appartiene al mondo del visivo e al mondo del sonoro. Se adesso in questa sala noi avessimo uno di quegli impianti stereofonici da 40.000 euro e sentiamo un pianoforte su questo impianto, nessuno nella sala sarebbe convinto che c'è un pianoforte vero che suona, tutti avremmo capito che è un pianoforte riprodotto da un ottimo impianto, a tal punto che sentiamo dei bassi fantastici, sentiamo tutto quanto, ma però capiamo che la macchina non è un pianoforte. Se invece su uno di quei barchini lì fuori uno accende una mediocre radio sulla quale passa un notturno di Chopin e noi apriamo la finestra, ci diciamo: ma che bravo quello che c'è un pianoforte a coda sullo yacht, perché avremo la sensazione che quello che abbiamo sentito sia autentico. Perché? Perché in parte noi sentiamo con i sensi e questo ci dà una percezione, cioè io seduto davanti a un violoncello che suona sento delle cose nella pancia, cioè uso anche il tatto, perché il tatto non sono solo le dita, il tatto sono anche le trippe, a dire la verità. Sento il pianoforte, sento il violoncello che suona e poi lo sento con l'orecchio e tutto insieme mi fa percepire che sono davanti a un violoncello. Ma non è quello. Quelle sono solo le informazioni che arrivano nel mio computer mentale, nel meccanismo neuronico. Il meccanismo neuronico li codifica in base alla sua semiotica imparata, gli dà un valore di lettura interpretativa attraverso la sua semantica imparata e mi fa capire che sto ascoltando la fantasia e fuga tal dei tali oppure quell'altra roba ancora.
La radiolina che io sento lì in fondo mi restituisce l'1% del suono originario, non di più. Quindi cosa succede? Il mio cervello prende quell'1%, lo rielabora e dice quell'1% è oggettivamente un notturno di Chopin, suonato da Vladimir Ashkenazy, che non è sicuramente su quella barca. Però ho l'impressione di avere rielaborato. Quindi noi percepiamo attraverso la fisicità, da un lato, ma elaboriamo e trasformiamo in materiale semantico decifrabile attraverso il cervello. Questo è il motivo per il quale, per esempio, se metto Di Maio davanti all'Arte della Fuga di Giovanni Sebastiano Bach, perdo il mio tempo, perché non ha acquisito gli strumenti per poterlo decifrare. Un giorno lo farà, quando smetterà di far politica, il motivo per il quale li converrebbe anche, perché entrerebbe in un'altra dimensione. Scusate, non sono citazioni, a posto di Di Maio potete mettere il nome che volete, la mia non è un'influenza sulle scelte di voto, lo dico così perché è molto simbolico, mi piace molto come personaggio, è una creazione inattesa nella nostra cosmogonia. Se andate in quella direzione, cominciate a capire che cos'è il meccanismo della percezione. La percezione è alla fine un elemento cerebrale che mette ordine all'interno di un ordinamento semiotico che consiste nell'essere quello che si chiama il linguaggio. Allora la percezione che ha il non vedente della Venere di Milo è una percezione all'interno della quale sono altri gli elementi che fanno ordine semiotico, ma questi elementi dell'ordine semiotico vanno comunque ricomporsi con quella che è l'ipotesi matrice di un linguaggio che possediamo e che lentamente, attraverso l'apprendimento, per quello mi interessa il montessorismo, attraverso l'apprendimento cominciamo ad accumulare. È tutto lì il percorso. Che sia uguale nel gatto non lo so. Perché? O nel cane, cioè il cane, il gatto, il canarino, il cavallo, gli altri animali, i nostri parenti più o meno stretti o lontani, hanno talvolta delle sensazioni di frisson e di commozione analoga al nostro. Io avevo un canietto molto intelligente al quale un giorno diedi una tartina di caviale, si è commosso per un mese, cioè quindi non è vero che queste robe le sappiamo solo noi. In alcuni casi, questo ne parlavo anche perché ho fatto un paio di convegni con Gallo su questo argomento, sulla percezione, sui neuroni specchio e così via, è quello che ci accomuna alle altre specie, cioè non è siamo noi soltanto, noi abbiamo in più questo fenomeno formidabile che è alla radice, anche per chi ci crede, della nostra fede, cioè che quello lì ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Essendo quello lì il creatore, noi siamo creativi. La differenza fra me e un cavallo che ha una percezione straordinaria dei rumori della Umwelt, del mondo circostante, e la mia è ormai inferiore, è che però io sono creativo, lui no. Questo fatto dell'essere creativo mi dà la possibilità di usare ciò che apprendo attraverso i meccanismi più complessi, più disarticolati, accumulo e in un qualche modo trasformo in una pulsione di forza creativa. E questo è il senso di questo museo. Offrire un percorso che sia di assimilazione degli elementi talmente convincente da consentirmi di essere creativo, ma magari non in quel campo lì, in un altro, non importa. Cioè potrei trasferire la percezione che ho di un marmo, di un materiale, e trasformarlo in una percezione molto più utile di una salsa ben fatta attorno a un maccherone. Cioè non è che la roba debba finire lì, può finire in un altro linguaggio artistico altrettanto complesso, anche se meno rubricato, cioè meno con quell'indicazione della rubrica che indicavo nei testi medievali. Il dito non lo indica. Ma è tutto questo il mondo della percezione, del mondo della gnosi. In un momento, tra l'altro, veramente interessante, perché stiamo scoprendo che le frontiere del nostro sapere sono molto più articolate, molto più vaste di quanto non lo fossero quelle alle quali credevano ancora i positivisti ottocenteschi. Noi oggi abbiamo aperto la strada dei diritti del pensiero che prima non c'erano. E stiamo talvolta anche tornando
ad alcune di queste curioserie che avevano definito la filosofia della scolastica, che nel frattempo abbiamo nascosto perché sembrano non andare più di moda. Quindi siamo in un momento intrigante. A me spiace solo di non esserci fra 120 anni, perché è una fregatura quella lì. Neanche voi, adesso onestamente, pochi fra di voi fra 120 anni, cioè solo alcuni magari, no? Perché mi piacerebbe sapere dove siamo andati con l'evoluzione del pensiero, non solo con l'evoluzione della tecnologia, ma soprattutto con l'evoluzione del pensiero. E sul lavoro del pensiero, i meccanismi museali e in un qualche modo stimolanti sono fondamentali, perché offrono delle ipotesi altre del pensiero, cioè dicono non è tutto esattamente come ciò che ti hanno raccontato, e molto sarà ciò che tu sei in grado di inventare in base all'eredità che hai ricevuto. Questo rende il compito molto complicato. Da un lato bisogna essere consapevoli che non si debba trasmettere solo cretinate, cioè non è roba da poco, perché l'attrazione verso la stupidata è forte, e tentare di discriminare e scegliere è anche molto personale, individuale, quasi politico, oserei dire, no? Però è il compito del museo. Che cosa ti racconto? Come vado avanti con i materiali? E qui ho visto anche dei passi, perché sono stato qua la prima volta con il simpatico Grassini, dove è finito? Dove è? In prima fila, e con la sua consorte. Sono stato qua tanti anni fa, all'inizio dell'embrione di questo museo, e l'ho rivisto oggi molto evoluto, molto avanzato. Tra l'altro con un reparto che è ancora più intrigante di quello di prima, perché c'è un'area sua che è formale, cioè ti faccio toccare la Pietà Rondanini, ti fai un'idea di che cos'è la Pietà Rondanini. D'altro canto anche uno che entra in Vaticano si fa solo che un'idea della Pietà Rondanini, perché fra lui la Pietà Rondanini sono tutte le guardie svizzere, cioè si fa un'idea delle guardie svizzere, non della Pietà Rondanini. Qui se la fa molto più concreta, se la fa della Pietà senza guardie svizzere, che a sua volta non so se sia bene o male, forse un giorno, una volta al mese fate vedere la Pietà Rondanini anche con guardie svizzere, per avere la percezione più vaticana della faccenda. Poi invece va al piano, un po' sale le scale, e lì segue un'altra cosa che nei musei è vietata ed è formidabile, è poter toccare una statua lignea e rendersi conto che è di legno, perché la risposta tattile del legno è una risposta franca, simpatica e calorosa. Poi passa un'altra statua che è di marmo, e la risposta del marmo è marmorea, è fredda, allora vedo una statua apparentemente piena di grazia che mi risponde come certe signorine quando ero giovane, io adesso non è più così, pare che siano tutte molto più pronte ad accettare anche l'intellettuale disperato, allora molte rispondevano esattamente come una statua di marmo di Carrara. Poi vado verso un altro oggetto e trovo inserito nel marmo di Carrara una pietra di onice che viene dal Pakistan. E toccando queste due realtà diverse, Carrara e Pakistan, ho due risposte tattili, due risposte di temperatura diverse, due risposte di superficie e di velocità e di glittering, cioè di scivolezza della superficie diverse. E comincio a pensare che esiste il Pakistan, esiste Carrara, esiste Paros, e a quel punto l'opera comincia a raccontarmi delle cose. È questo racconto ciò che elabora il mio cervello, ed è questo racconto che fa sì che il percorso artistico sia così fascinantemente complesso. Questo stesso percorso si potrebbe oggettivamente fare con le sale che mi auguro che farete prossimamente, la sala dove c'è il confronto fra il profumo germanico della choucroute e il profumo partenopeo dello spaghetto con la pomarola, il profumo francese del foie gras in un pâté e il profumo di un foie gras fatto saltato in padella in Ungheria, cioè in modo che uno comincia ad avere una percezione anche olfattiva. Certo, quelle sono esperienze che non possono essere stabili, e su questo va fatto l'ultimo momento di ragionamento. Noi spesso siamo attratti dall'idea che il museo debba essere stabile, forever. Io ogni volta che ci voglio
tornare deve essere uguale. No, il museo deve essere un pasticcio in evoluzione perenne. Non devo mai più ritrovare la Venere di Samotrace dove era già prima, se no mi annoio. Devo, al posto della Venere di Samotrace, devo trovare un'altra roba, la Venere degli stracci, per esempio, quella del mio amico di Biella. Cioè devo trovare la sorpresa, è fondamentale, perché ciò che stimola poi di più di ogni altra cosa nell'ambito del nostro apprendimento è la sorpresa. Pensate che questa cosa ha una narrazione straordinaria in Rabelais. Si dice che in una di quelle pellegrinazioni costanti che faceva il papato, che allora non aveva sede fissa a Roma, perché succedevano un po' di pasticci, il pro e contro, in uno dei passaggi per uno dei concili fatti in Francia, il Papa si è passato lì vicino dove lui aveva messo la famosa sua abbazia della formazione perfetta. È tutto mitico, eh. Lui prese tutti i suoi studenti e li fece bastonare. Ma non per cattiveria, mi ha detto, perché il colpo di bastone talmente inatteso e carogna vi farà ricordare per sempre che il Papa è passato. Ma questo senza essere antipapisti, semplicemente per uno stimolo mnemonico. Allora, in modo più ridotto e più umanitario, anche il museo funziona in questo modo. Cioè il museo è vivo in quanto riesce a dare un cicchetto in faccia a chi guarda. Cioè il museo dovrebbe essere, nel museo ci dovrebbero essere degli inservienti che ogni tanto avessero il diritto di dare un calcio nelle chiappe, no? Dicendo davanti a sé, pum! Uno si ricorda quella roba lì, diventa un percorso didattico. Non essendo condivisa questa mia ipotesi, e sono d'accordo che non sia condivisa, va però derubricata di un livello di tipo comunicativo. Cioè il museo cambia forma, cambia aspetto, perché consente intanto una prima cosa, che è di trasformare la visita mordi e fuggi in quello che nella museologia Yankee si dice la long term relation, un rapporto di consuetudine. Dice ci sono tornato anche l'anno scorso, è fondamentale perché crea l'affezione. E poi perché questo fatto del cambiare obbliga anche chi sta all'interno a ragionare e rimaginare. Chi sta all'interno non può essere lì costantemente custode di una sorta di chiesa definitivamente stabilita. Dovrebbe avere la fortuna, scusate, è l'aria troppo secca che c'è qua dentro, poi un po' che non fumo. Chi è anche all'interno deve avere la fortuna di poter partecipare a un processo di creazione della comunicazione che è in costante evoluzione. In questo senso la mostra che ho appena visto, che si sta concludendo, è encomiabile, perché è una narrazione di tutto ciò che potrebbe avvenire attorno al sistema. E certo sarebbe bello fosse stabile, o forse non sarebbe bello che fosse stabile, non siamo neanche in grado di dirlo più di tanto. Sarebbe invece utile che un evento del genere si replicasse con altri interventi che dialogano sempre sull'argomento e che siano tali da far sì che i materiali che avete diventino materiali protagonisti di momenti di vitalità. Allora, il museo ha bisogno di avere quindi la sua roba, cioè, chiudo, faccio un piccolo corso di museologia per così per dopo cena, sì. Molto rapido. Il museo si fonda sull'acquisizione, quindi deve avere costantemente la voglia di mettere di più. Il museo è naturalmente legittimato alla bulimia, cioè uno è l'acquisizione, due è la conservazione, cioè queste cose acquisite devono in qualche modo poter rimanere. Questo lo differenzia da una mostra che non ha questa problematica, la conservazione. Tre, la ricerca, ed è quello che fate in un qualche modo, e quattro, la comunicazione, è quello che state facendo. Quando ci sono queste quattro caratteristiche, una roba si può chiamare museo.
Se manca una di queste quattro caratteristiche, una roba è un'altra cosa, non è un museo. Molti musei, che credono di essere musei, non sono musei, perché non hanno queste quattro caratteristiche. Sono le case museo, molto belle, la casa di Napoleone a Roma, il Museo Napoleonico, la casa della Pol di Pezzoli a Milano, sono delle robe stabili, che sono degli armadi di gran lusso, a luoghi affascinanti, ma non hanno la specifica complessiva del sistema museale. Voi questa specifica la state elaborando, ci state lavorando, ed è forse il vero impegno degli anni che vi troverete davanti, in un momento nel quale proprio questo concetto di un aristotelismo rivisto da Penrose diventa uno stimolo non solo per chi passa casualmente a vedere le cose, ma anche per chi si occupa seriamente della ricerca del pensiero e del salto avanti della nostra banale, triste e spero durevole umanità. Buonasera e complimenti. Abbiamo finito in tempo, eh? Siediti qua. Ah, c'era tutta, ci sono tutte e due. Sì, ecco. Ciao Daniela. Bene, bene. Sì. Vogliamo, vuoi dire qualcos'altro? Sì, date il microfono. Adesso recupero tutto il tempo di stamattina, io lo so, cioè, giustamente. No, no. Ascoltare Filippo Daveri è sempre un piacere, perché veramente ti fa pensare a tante cose e nello stesso tempo ti diverte, insomma. Ha questo grande pregio, no? Di divertire, non direi insegnando, spingendoti a pensare, quindi a scoprire e anche ad imparare, no? E questo penso che sia una virtù magica, che sia forse a fondamento anche della fortuna che il personaggio ottiene nel mondo della comunicazione. E io vorrei sentire se qualcuno magari dei presenti vuol fare qualche domanda, qualche stimolo, qualcosa, insomma, perché poi Daverio riesce sempre a, diciamo, a rispondere in modo adeguato. Per adeguato intendo questo, cioè comunque porre l'accento su un problema, no? Io credo che noi, almeno io, mi diverto quando mi trovo di fronte a un problema, se no non mi diverto, se no mi annoio, e penso che questo valga per tutti noi sostanzialmente. Quindi se c'è qualcuno, pronto? Ma hanno tolto la parola. Siamo forse. Pensavo che fosse la prova della nostra superdemocrazia, per cui se parla il presidente a un certo punto gli tolgono la parola perché ha parlato troppo. Comunque, se c'è qualcuno che vuol fare qualche osservazione, qualche domanda, no? Allora, vuole raggiungerci qua? Guardi, venga qua. Il problema di amplificazione. Sì, io già prima avevo dato alcuni suggerimenti, perché sono un viaggiatore e negli ultimi anni mi sono ritrovato a vedere, considerare delle realtà cinesi, giapponesi, canadesi, eccetera. E da quando avevo visitato questo museo ho trovato assolutamente sorprendente che sia l'unica realtà nel mondo, è un made in Italy straordinarissimo. Cioè mi piacerebbe, se Filippo Daveri fosse d'accordo con questo, fare una mozione, cioè proprio invitare gli organizzatori. Sono stati bravi a avere catturato questa identità nostra, fantastico,
e portare questo know-how ovunque, perché ce n'è un gran bisogno di questo, un bisogno estremo. Cioè, perché l'Italia è così capace ad avere questi gioielli e poi non farne un'impresa come sanno fare i cinesi nel mondo, ma anche noi lo dobbiamo fare. E ci deve essere un modo per poterlo fare. Dispiace che, voglio dire, il mondo ha bisogno di musei come questo. E quindi chi meglio di chi ha immaginato questo museo può portare questo know-how ovunque? Vuole una risposta. Pronti? Non funziona. Funziona o non funziona? La risposta è facile. L'Italia ha una patologia stabile, la totale mancanza di autostima. Ed è colpevole non si sa chi. A mio parere è colpevole in questo caso qua non la classe politica, perché come diceva Napoleone Bonaparte l'intendenza viene sempre dopo. È colpevole in Italia una classe intellettuale che si è sciolta. Che si è sciolta perché in un primo periodo diede una pessima lettura di Gramsci, pensando che chiunque non facesse un lavoro manuale faceva un lavoro intellettuale. Non è vero. Cioè la funzione autentica del mondo intellettuale è una funzione di, in un qualche modo, di impegno oggettivo, non solo, non si esaurisce nel fatto di andare sulla spiaggia di Capalbio con la mazzetta di giornali in una sdraio, cioè bisogna fare qualcosa in più. Questo qualcosa in più nel mondo intellettuale italiano sembra essere evaporato, quindi è lo stimolo che avrebbe dovuto generare un Italian Pride, non una fierezza italiana, è scomparso. E bisogna anche dire una cosa, onestamente, spesso io mi occupo molto di sta faccenda qua degli italiani, che sto tentando di capire come sono fatti, è la vita che ci provo, però io li perdono, li perdono, perché noi abbiamo avuto quella stagione del Mascellone di Predappio, dove si era sommenata così tanto che è passata la voglia. Dopo il periodo del Mascellone, archiviato il Mascellone e sostituito il Mascellone con i democristiani, i comunisti, i socialisti, le repubblicani, tutta quella roba lì, che è stato un bel passo avanti per la qualità della vita quotidiana, abbiamo abolito tutto ciò che era del Mascellone. Quindi se il Mascellone dava del voi, noi ci siamo rimessi a dare del lei, che mi sembra un po' più simpatico. Se il Mascellone amava l'architettura, noi ci siamo messi a fare delle case fetenti per essere antifascisti. Cioè io ho dovuto personalmente, ho fatto una delle cose di cui sono più fiero in questa mia esistenza inutile, è la battaglia che ho fatto per convincere i milanesi 25 anni fa che era giusto rifare dell'architettura e dimenticando il Mascellone. E difatti poi ci ha messo un po' di anni, ma adesso la città di nuovo sta credendo di nuovo nell'architettura. Lo stesso meccanismo è avvenuto con tante altre cose, avviene anche con questo fatto qua del quale stiamo parlando. Cioè, noi non crediamo più alla fierezza dell'essere, perché quello lì si era menata troppo col gagliardetto, con la roba lì, con la camicia pesante, gli scarponi. Abbiamo cancellato, però abbiamo cancellato anche l'idea di una fierezza nazionale. Questa fierezza nazionale oggi viene recuperata una seconda volta in modo da stracciaculi, e parlo, non voglio intervenire sulle elezioni che ci saranno in questi giorni, ma è evidente, cioè gran parte dei movimenti politici recuperano la mascellonite invece di recuperare la fierezza della creatività e dell'intelligenza, che sembrano delle robe vietate oggi, no? Allora, viviamo un paese bizzarro. Viviamo in paese bizzarro, perché avessi fatto questo discorso all'interno di una platea salviniana sarei stato impiccato. Invece l'ho fatto qua e ho avuto un applauso. Che cosa vuol dire? Che il no, non che mi è andata bene, che ci sono dei selettori dell'umanità, degli apparati di selezione. E questi apparati di selezione sono per esempio il museo, e la cultura, e l'evoluzione delle genti. No? Quindi questo applauso ve lo fate addosso a voi stessi, ve lo dovete fare con fierezza addosso a voi stessi, perché voi rappresentate una parte cosciente di una comunità rimbambita.
Ed è molto importante, questa parte cosciente della comunità rimbambita non ha diritto di parola, non si esprime, però esiste. Noi abbiamo, io mi occupo, essendo, io sono Arlecchino, servitore di quattro padroni, siccome scrivo per campare, ho più di un editore, quindi sono servo anche di una casa editrice che amo moltissimo, che è Giunti. Giunti fornisce molto agli insegnanti delle scuole e agli insegnanti a quella categoria che il Ministero voleva assassinare degli insegnanti di storia dell'arte, che invece forse in Italia sono utili in un qualche modo. Forse dovrebbero farne anche un po' di più di un'ora ogni quattro anni, come stanno facendo. E ogni volta all'anno facciamo un convegno di insegnanti di storia dell'arte, una sorta di nostro partito politico, no? Perché nel senso vero c'è un partito della polis italica. Bene, in quel momento lì si scopre che esiste una percezione in un qualche modo più sensibile dei destini del paese. Ed è su questa che bisogna lavorare, a questo servono i musei. Cioè i musei sono luoghi di aggregazione in una società diversa da quella di prima. Scusatemi se mi prolungo, ma è utile che uno se ne renda un po' conto. La società di ieri in Italia era in fondo, non era sbagliata. C'erano quelli che andavano alla roba lì, all'oratorio del parroco, e lui li lamenava per una certa direzione, ma li formava un po' di ping pong, un po' di calcio balilla e un po' di istruzione. Poi c'erano all'opposto quelli che andavano alla casa del popolo, dove c'era il vino rosso e giocava a bocce, e anche quello formava e aggregava. Poi c'erano i socialisti che avevano il club dei vogatori sui navigli. Anche quelli formavano, cioè la nostra società era fatta di realtà articolate dove si elaborava l'opinione, non ultimo il bar, cioè una conversazione da bar era fondamentale, non ci sarebbe stato Umberto Bossi se non fosse cresciuto in un bar, cioè era tutta la sua retorica politica era barologa, ma con una certa anche ammirazione. E purtroppo la società moderna ha eliminato la bocciofila, ha eliminato l'oratorio, ha eliminato la casa del popolo, ha eliminato anche il bar. Oggi c'è il panino giusto al posto del bar, no? E se uno al panino giusto tenta di fare un intervento, gli dà uno scopaccione direttamente al proprietario del bar, perché gli fa vendere meno quello con la mortadella mescolato con camembert e con un po' di formaggio tedesco. Cioè quella roba lì non si può più fare. Noi abbiamo bisogno di luoghi di aggregazione. Le società evolute esistono in quanto hanno gangli aggregativi. Vi vorrei raccontare la storia, che non prendetela come snobistica, ma per ciò che vale oggettivamente. Io per alcuni anni della mia vita ero newyorkese, perché avevo una galleria a New York e a Milano, e ero molto collegato, perché gli italiani di solito entrano poco nella società americana storica, ero molto collegato invece alla società americana e frequentavo un gruppo di signore pericolosissime, sì, le elettrici democratiche ex allieve dell'Università di Harvard, una roba, la crema della cattiveria americana, sì, il top, insuperabile. Loro avevano un loro circolo, un club, c'era New York, c'erano questi circoli molto molto storici, il Knickerbocker da un lato, loro Harvard Club dall'altro, mentre al Knickerbocker era vietato parlare di affari, ma di politica era permesso, al Harvard Club di affari non si parlava mai, solo di cultura e di politica. E allora si presentò un signore che di politica sapeva niente, era solo proprietario di una serie di televisioni e voleva difendere gli interessi delle televisioni, non è quello al quale pensate voi, eh. Si chiamava, era prima, era il prototipo, si chiamava Ross Perot, Ross Perot, no? Va detto, lo chiamano Ross Perot. Si presentò, le babione del gruppo Harvard dissero non passerà, non è passato. Ognuna di queste persone influiva su delle altre e formavano un'opinione. Io ero lì in quanto ero molto amico della capa del volontariato del Metropolitan, del museo. Il volontariato del Metropolitan era costituito da 30.000 persone. Allora questi gangli associativi alternativi sono l'unica garanzia vera
contro la democrazia diretta, che è la chiave del populismo. La democrazia diretta è quella roba alla quale stiamo assistendo purtroppo in questo periodo e non solo in Italia. La democrazia è necessaria. Sir Winston Churchill diceva: la democrazia è il peggiore dei governi eccetto gli altri, cioè comunque è l'unico che possiamo tollerare, che vale. Ma la democrazia funziona se un voto valendo l'altro, però un voto pesa meno dell'altro, vale quanto l'altro ma influisce meno. Allora questa forza di influenza del voto, della volontà, dell'espressione, è una questione fondamentale che si pose. Scusate, è una lezione politica che vi faccio, non ero venuto qua per quello, ma mi è scappata, è una mia passione. Questa cosa è avvenuta proprio mentre Churchill diceva la democrazia è il peggio dei governi eccetto gli altri, e lì era venuta questa intuizione, perché l'imbianchino con i baffetti, quello terribile della Germania, aveva vinto le elezioni grazie al voto. Quindi il voto di per sé non è sufficiente, il voto va calmierato dall'opinione, e la funzione di alcune fasce della società è fondamentale, a tal punto che, finita la catastrofe tedesca della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, fu inventata una parola in Germania estremamente istruttiva, che è quella che usa ancora usa ancora la società tedesca, quando voi avete un contatto, non so, a Francoforte piuttosto che a Leverkusen, anche in posti un po' provinciali, a Freiberg, e si parla sempre di un concetto che si chiama la prominenza. Una città ha una sua prominenza. La sua prominenza non è il più ricco, il più potente, quello che è l'onorevole in pensione. La prominenza è fatta da chi si è occupato del museo per anni. È fatta dal mio amico che ha fatto nascere questa istanza, questo museo. È fatto da quello che ha diretto per anni gli asili dei infantili, però senza aver fatto troppe porcherie, senza aver lucrato sulle merendine. È fatto dal direttore del giornale che non è stato corrotto dal politico locale. È fatto dall'avvocato che ha difeso con passione i suoi clienti. Cioè, questo forma la prominenza. Le società democratiche si salvano, è stato indicato dalla Germania, che oggettivamente, dopo quella roba orribile che ha fatto, si è riscattata, inventando in un qualche modo una delle democrazie più funzionali della vecchia Europa. Si fonda sulla prominenza. Ecco, questa classe, questa società, questo ceto, questa aggregazione di ottimati, è quello che si forma intorno ai gangli nei quali i musei giocano un ruolo fondamentale. Sono gli amici dei musei, sono gli amici dell'orchestra locale, sono gli amici anche del campastore, non faccio fare lo snob, cioè possono essere gli amici della pesca, la trota, non importa. Sono gli amici che formano dei gangli di tenuta sociale dopo la scomparsa, purtroppo, della Casa del Popolo e dell'oratorio. A questo serve il museo. Non sono d'accordo, sono d'accordissimo. Soprattutto vorrei riprendere un concetto che così io ripeto molto spesso, quindi in questo mi sento insomma molto, molto forte. Una cosa che prima tu hai detto. Purtroppo in Italia siamo malati di mancanza di autostima. E quando si parla di pessimismo per il futuro, io mi sento pessimista, perché dico: un paese che non ama se stesso non va da nessuna parte. E quando sento soprattutto i nostri giovani, per i quali esiste solo ciò che c'è fuori dell'Italia, no? E in Italia abbiamo tante cose importanti. Quanto vedo, ma non solo i giovani, tutti si meravigliano quando sentiamo che da qualche parte siamo ai primi posti, no? Ma davvero, una cosa quasi, quasi incredibile, no? Quindi, io dico sempre questo: io non sono un nazionalista, anzi sono un internazionalista, sono un cittadino del mondo, no? Però dico sempre che sono orgoglioso di essere italiano, e sono orgoglioso di essere italiano perché per fortuna non abbiamo noi grandi vittorie da vantare come altri popoli, abbiamo perse tutte, no? Ecco, però sono orgoglioso perché
quando dico sono essere italiano, io penso a Leonardo, penso a Michelangelo, penso a Galileo Galilei, penso a Giuseppe Verdi, e ne abbiamo tanti altri, no? Quindi sono curioso per una cultura che ci ha formati. Naturalmente dobbiamo essere aperti anche al futuro, dobbiamo essere aperti chiaramente alle relazioni con altre culture, con altri popoli, con altri geni, ma noi abbiamo i nostri e quindi sembra impossibile, no? Che possiamo averli avuti e non potremo averli mai più, sembra impossibile. Quindi sotto questo profilo credo che quello che prima diceva Daverio sia fondamentale, e naturalmente è fondamentale che in un momento in cui la società diventa, come si dice oggi, liquida, no? E quindi questo grande strumento, perché è un grande strumento, no? Non so, la rete, ma ci trasforma in tante monadi singole, individuali, cioè il mondo viene fatto da tanti individui che a un certo punto non si sa perché e come si trovano insieme, no? Ma senza una ragione che sia al di là della casualità, no? E quindi questo penso che sia uno dei punti fondamentali. Un'altra cosa, se posso, no? Visto che tu prima hai fatto un'altra osservazione, ma perché certe cose nascono in Italia e non in altri paesi? C'è una ragione. Allora adesso, se mi permette, la sparo grossa. Dico, noi siamo qui oggi in questa occasione. Un'altra cosa che osservo spesso, ma come mai? Allora noi abbiamo Maria Montessori, che è nata a Chiaravalle. A 20 km da Chiaravalle c'è il Museo Mero. A 20 km dal Museo Mero c'è la Lega del Filo d'Oro, un'altra realtà unica, credo, nel nostro paese, insomma, no? Ecco. Allora ci sarà pure un motivo anche di questo, no? Probabilmente noi poveri, piccoli, marchigiani e anche, forse direi, anche una porzione ancora più piccola, no? Probabilmente qualche ragione avremo se poi queste cose sono nate qui da noi, in un luogo che si parlava di mancanza di autostima, quando si dice che qua proprio non c'è niente, non abbiamo niente, non c'è niente. Non ci abbiamo niente, però qualcosa abbiamo pure noi che altri non hanno. No? Non voglio fare il telefono, però ti voglio dare una risposta, la domanda è simpatica. La risposta la conoscono in pochi, è esoterica, eh? È una risposta esoterica. Sta in questo fatto, quando l'Onnipotente decise di fare il mondo, fece l'Inghilterra lì su, bella, carina, elegante, con tutti i prati verdi, con già le giacche rosse per i signori per fare la caccia alla volpe, con dei cavalli che saltavano gli ostacoli senza difficoltà. Ha detto il mondo perfetto. Poi, avendo esaurito le risorse, fece questa roba qua a forma di stivale. Questa forma di stivale la fece un po' rustica, un po' disordinata, un po' con un terremoto ogni 3 settimane, un diluvio, troppa acqua in un periodo e niente acqua nell'altro, un pasticcio infinito. E allora arrivò Pietro e gli disse: scusa un attimo, è proprio esagerato, adesso saranno fetenti gli italiani, ma si grattò la pera, l'Onnipotente disse: sì, però in cambio avranno 30 grandi creativi in ogni generazione, mentre in Inghilterra avranno diritto una volta o tanto a un grande, a Shakespeare, poi a un grande pittore, a Hogarth, però uno. Poi è finito, solo uno alla volta, questi qua li disordinati avranno, una volta Purcell, no? Gli italiani, tutta la famiglia Scarlatti, tutti i Vivaldiani, no? Avranno diritto a una quantità infinita di creativi. Allora Pietro ha detto grazie, ha detto, però un limite, non sapranno adoperarli. Va bene, allora io cosa devo fare a questo punto? Mi diceva Andrea, se vuoi chiudere, ma c'è qui
Filippo D'Averio, che ha chiuso lui, cosa devo dire io? Cosa posso aggiungere? Posso solo ricordare, appunto, che qualcuno me lo stava suggerendo, fortunatamente io qui al museo ho tanti suggeritori e per questo riesco a fare sempre bella figura, no? Ecco, la mostra è ancora visitabile oggi fino alle 8, eccezionalmente per voi, perché di solito chiudiamo alle 7, no? Quindi fino alle 8 è ancora visitabile. E pensate, il prezzo è appena 5 euro, quindi proprio una cosa per tutte le borse e per tutte le esigenze. Quindi se volete, io chiudo ringraziando ancora, come ho detto prima, per la partecipazione, un ringraziamento particolare a tutti i relatori e naturalmente qui a Filippo D'Averio che ci ha fatto trascorrere quasi un'ora. Ecco, nel modo più bello possibile, perché bello, interessante, ci siamo anche divertiti, cosa che non succede spesso, insomma.